I mercati finanziari ieri hanno preso una bella botta, poi verso il finale c'è stato un rimbalzo, anche ho visto anche i Bitcoin scendevano, perché i mercati sono andati in rosso dopo il recupero, diciamo finale, perché ci sono tutta una serie di problemi che continuo a dirvelo, ma la gente fa finta di non ascoltarli. C'è la seconda più grande istituzione immobiliare, praticamente cinese, Evergrande, che ha qualcosa come 300 miliardi di debiti, e dicono che sia una Lehman Brothers 2, cioè ha in mano praticamente il 4% del mercato immobiliare cinese, quindi quando è in mano il 4% è come se avesse in mano, che ne so, il 50% di quello italiano. Questa è una paura che praticamente non paga più i debiti, crea un effetto domino, la gente ha iniziato a vendere azioni, a ritirare capitali. C'è anche quell'altra americana che dice che forse gli Stati Uniti d'America non riusciranno, forse, come si chiama, Nancy Pelosi, anche lei ha detto che forse non hanno liquidità per pagare, eccetera, eccetera. Cioè, in poche parole, cosa sta succedendo, ragazzi? Sta succedendo quello che vi dice Lambrenedetto da una vita sul discorso dei mercati. Perché io vedevo la gente che faceva i bulletti quando gli dico: ragazzi, guardate che entro breve i mercati storneranno almeno del 30, 40, anche forse del 50%. Anche forse del 50%. E molti dicono: però Lambre, lo stai dicendo. Non è che la cosa avviene domani, ma è tutto un concatenarsi di fattori che porteranno a questo, perché la iperinflazione, l'inflazione, questi problemi che non riescono più a pagare, per forza tutto porterà a una limatura, sia sui bitcoin, sia sulle borse. Cioè, se vengono giù le borse, verranno giù anche i bitcoin. Guardate che lì si è creata veramente una trappola del toro da manuale. Io lo continuo a ripetere, io vedo commenti di gente, io li voglio tutti qui fra un anno, tutta sta gente con la storia del buy the dip, cioè comprare ad ogni ribasso. Sì, poi a un certo punto, quando loro hanno deciso di cambiare il selettore, poi vediamo. Non è detto che magari, ragazzi, questi qui tirano tutto alto fino a gennaio o febbraio, ma dopo saranno 2-3 anni di dolori, e bisogna vedere anche come va a finire questo discorso qui di questa grande impresa immobiliare, di tutta questa situazione cinese, perché può partire dalla Cina. Oggi la Cina è un player della Madonna, ragazzi. Se iniziano a andare in crisi lì, se inizia a saltare il discorso immobiliare lì, a catena salta in tutto il mondo. Abbiamo dei prezzi delle case in Germania folli, in Inghilterra folli, in America folli. E in America la situazione è lì che comunque è molto grave, perché con più di 300.000 dollari per un prezzo della casa, con l'iperinflazione che sta aumentando, col fatto che comunque più del 70% degli americani non hanno più di 1.000 dollari di risparmi e molti vivono con carte di credito, non ci mettono poco a creare una situazione veramente di crisi paurosa, di povertà estrema c'è già, e quindi la situazione è. E cosa stanno facendo le grandi banche centrali? Continuano. Era cominciato già con Trump questa storia di fare i fighi, di continuare a iniettare liquidità. Cioè, cosa stanno facendo tutte queste banche centrali? Continuano, la Fed, la Guard, Powell, tutta questa gente, continuano a stampare moneta dal nulla. Una volta, quando dovevi stampare la moneta, dovevi avere una riserva aurea. Adesso loro fanno in fretta, basta un click e dicono: ah, oggi iniettiamo nel sistema 1.000 miliardi, iniziamo 1.000 miliardi di dollari, continuiamo a buttare nel sistema queste cose. Soldi che vanno a finire dove? Vanno a finire nei grandi gruppi finanziari, nelle grandi banche, compagnia varia, ma non va a finire nell'economia reale. E tutta questa immissione di liquidità, basta aprire due libri di economia o di finanza, io sono molto esperto di queste cose, io da giovane ho strastudiato, addirittura ho dato un esame all'ora di promotore, perché mi piace, è un mio hobby comunque queste cose qua. Ragazzi, basta aprire un attimino il libro e continuare a iniettare liquidità, creare moneta dal nulla, crea inflazione. Crea aumento dei prezzi. Cioè, tu non puoi continuare a sostenere un mercato così e prima o poi tu tutto questo lo paghi.
ho capito, hanno creato una bolla immobiliare devastante, hanno creato una bolla immobiliare devastante, stanno creando una bolla sulla borsa, stanno creando una bolla, hanno creato una bolla anche sulle criptovalute, stanno creando bolle dappertutto, ma le bolle, non è che alla fine le bolle, è come quando uno prende, tu compri quello per fare le bolle, praticamente tu cosa fai? Le bolle vanno in aria, ma poi le bolle scoppiano. È quello che la gente non ha ancora capito. Qua siamo in un momento tale che la gente pensa che tutto salirà sempre, tutto andrà tutto bene. No, non funziona così. Tanto è vero che io ve lo sto dicendo da un po' di mesi, settimane, guardate che verso la fine dell'anno sarà molto peggio nel 2021, 2022 sarà peggio, aumento del gas, aumento della luce, aumento delle materie prime, aumento dell'iperinflazione, faranno aumentare i tassi di interesse. Quando aumentano i tassi, a un certo punto i grandi cagnoni della finanza gireranno tutto dall'azionario ai tassi fissi, perché gli rende abbastanza, e verrà giù tutto, viene giù il mondo, viene giù l'immobiliare. Ci sarà gente che sarà costretta a svendere la casa che magari ha comprato a $100,000 perché il mutuo gli sarà comunque talmente alzato che non riesce più a pagare la rata, e chi glielo mangerà giù? O quello che c'ha i soldi che gliela compra a poco prezzo, o le banche. E quindi stiamo avanti, andando incontro ad un mondo in cui la spianatura diventerà sempre più devastante, i grandi gruppi si prenderanno le banche, le grandi banche si compreranno le case perché la gente non riuscirà più a pagare gli immobili, i mercati finanziari crolleranno. Quando è successo Lehman, per esempio, quando è successo il discorso del 2008 di Lehman Brothers, non è che poi, se voi, perché la gente non si ricorda niente, quando è successo Lehman Brothers, la settimana dello scoppio di Lehman Brothers, i mercati azionari sono risaliti, adesso c'è stato praticamente un rimbalzo del gatto morto, sicuramente Powell parlerà mercoledì, dirà domani parlerà e dirà no, state tranquilli, non c'è sempre la mamma Fed, c'è la Federal Reserve, parlerà la Lagarde, no, tranquilli, sosterremo noi tutto, continueremo a iniettare liquidità, ma non funziona così, prima o poi tutti i nodi arrivano al pettine e sarà la spianata del secolo. Poi tutti quei boccetti di 20 anni, 18 anni che sono tutti esperti di criptovalute, di borsa, di compagnia varia, che fanno i fighi, danno i consigli, il mio portafoglio prendete qui, prendete là, tutti questi qua li voglio vedere quando poi, ed è una cosa ciclica, perché poi arriva ogni 10 anni, ogni 20 anni, ed ormai è da 12-13 anni che non arriva, si entra in una situazione orso, si entra in una situazione di recessione, si entra in una situazione di ribassi che durerà mesi. Li vorrò vedere tutti questi che continuano a dire buy the dip, quando continuerà a fare scende, buy the dip, sale un attimo, scende, buy the dip, buy the dip, buy the dip, buy the dip, fino a quando si troveranno praticamente spianati completamente, altro che buy the dip. Tutti questi qui che oggi fanno sti boccetti di 18 anni, di 20 anni, 22, 3, questi non hanno mai vissuto un mercato spianato come dopo la crisi della dot.com, quando le borse sono scoppiate e sono durate fino al 2003-2004 con un lento stillicidio. E succederà così, ragazzi, succederà così. Se non è nel 2021, a dicembre, sarà primavera del 2022, sarà marzo, sarà metà anno del 2022, ma lì inizia a girare il selettore, perché può darsi che questo sia il cigno nero, questa situazione immobiliare, che da lì parte tutta una serie di casi, può darsi, se non è quello sarà un altro, ma sono destinati tutti, perché l'economia reale non si può tenere come un gigante che sta sui piedi di argilla, non puoi creare questa situazione solo iniettando liquidità, come ha iniziato a fare per fare il figo il signor Donaldo, che lui, vai Fed, butta dentro. Cosa facevano i grandi gruppi? I grandi gruppi gli arrivavano i soldi, ok, li mettevano dentro, praticamente facevano un buyback, facevano praticamente li buttavano nel capitale, e poi dopo praticamente vedevano le loro stock option, ma non le investivano nell'economia reale. L'economia reale in realtà fa schifo, perché la gente sta sempre di più consumando
poco. C'è un distaccamento fra l'economia reale e quella creata con, dalle banche centrali, che basta un click per fare un po' di moneta. Ma questa moneta non arriva ai cittadini. Questi 150 miliardi che la BCE, la banca centrale, dovrà dare all'Italia, a voi non arriverà niente. Non arriverà niente, la gente sarà sempre più spianata, e se l'economia reale è quella vera, comunque si distanzia così, prima o poi crolla tutto. I mercati finanziari crolleranno forte, crolleranno anche le criptovalute, crolleranno anche gli immobili.